Per oggi questa guerra purtroppo non è finisca. Adesso tutte le città principali ucraine, anche ieri sotto controllo del nostro esercito ucraino, invece abbiamo una catastrofe umanitaria perché da tante persone vogliono entrare. I rifugiati nel territorio dell'Unione Europea, anche in Italia. Stapomeriggio aspettiamo i primi 26 ucraini, queste donne e bambini che vogliono venire qua come rifugiati. Stamattina. Una stima più o meno di quanti ancora potrebbero arrivare nei prossimi giorni? Non sappiamo, ma almeno 20, 200 persone devono venire domani o dopodomani. Anche aspettiamo da tante ucraini che avevano i parenti, i genitori, amici qua in Italia, anche a Napoli, in regioni di Campania. Siamo organizzati l'assistenza umanitaria, ma come era oggi in riunione con il sindaco e prefetto di Napoli, con tutta l'autorità locale. Domani sarà cominciato a funzionare un posto di accoglienza e tutti autorità italiane aspettano, prepariamo insieme con noi per prendere questi rifugiati. Come sarà questo punto di accoglienza? Prima a Napoli, non sappiamo esatto dove, ma questa dovrebbe essere decisione del prefetto.